E ben ritrovati a tutti i lettori e spettatori di Verona News. Insomma, dicendolo anche con una battuta, saranno i temi di cui parleremo in maniera sempre più diffusa, soprattutto da qui in poi. Stiamo facendo questo collegamento e questa intervista con il favore della luce, perché sappiamo che ormai le bollette costano e quindi insomma, ecco, sfruttiamo la luce del sole. Scherzi a parte o meno, insomma, ci troviamo comunque in un contesto molto critico, molto difficile e naturalmente interseca tutto questo con le vicende politiche nazionali, di cui naturalmente parleremo anche in questa intervista, come abbiamo già detto. Parleremo della prima circoscrizione, quella del centro storico, insomma, il biglietto di visita, la cartolina famosa in tutto il mondo. Detto questo, subito i compiti per casa, cioè di ricordarvi di seguirci sulla nostra pagina Facebook, che vedete in questo momento in sovraimpressione. Abbiamo anche il nostro profilo ufficiale su Twitter, mentre se avete piacere di rivedere queste e altre interviste che hanno archiviato nel tempo la campagna elettorale veronese o altri approfondimenti, li trovate tutte sul nostro account di YouTube che state vedendo ora in sovraimpressione. Mentre invece, e bando alle ciance, qui assieme a me ritrovo e sono molto contento di essere in sua compagnia il presidente della prima circoscrizione centro storico, Lorenzo Dalai di Più Europa. Ciao, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e avanti con la vostra benemerita informazione per i cittadini veronesi. Grazie mille. Ho detto, insomma, anche nel famoso fuori onda di dividere un po' le due sfere, perché naturalmente, come ho fatto un riferimento anche alle elezioni politiche nazionali, c'è anche un impegno che ti vede protagonista, ma quello poi lo raccontiamo in un secondo momento. Lo abbiamo già anticipato per chi stesse leggendo la descrizione di questo post a cui è collegato il video. Allora, prima circoscrizione è arrivata la presidenza, si è un po' composto lo scacchiere anche degli altri piccoli parlamentini di Verona, quindi innanzitutto, come è andata il primo giorno di scuola, chiamiamolo così, con tutti anche gli altri consiglieri, insomma, se ci sono già delle novità al riguardo. Direi che intanto abbiamo un consiglio composto metà donne, metà uomini, una parità di genere scaturita dalle urne e non per definizione di quote a priori, di quote rosa. E questo è già un ottimo segnale. E le donne che abbiamo in consiglio annoverano anche diverse esponenti molto giovani, e oggi il molto giovane purtroppo si intende 25-26 anni, una volta molto giovane era 18. Comunque sono ragazze, signore, che hanno una forte determinazione a lavorare e ben figurare. Abbiamo anche qualche esperto, soprattutto nella parte dell'opposizione, alcune signore uscenti, per il resto comunque un consiglio che io presumo possa lavorare in maniera ottimale per la città di Verona, perché il centro, la circoscrizione 1 è dei cittadini che ci abitano, ma è di tutti i veronesi, perché giustamente come hai rimarcato prima, è la nostra vetrina, è la Verona che viene conosciuta in tutto il mondo. La città all'interno delle mura ha una serie di problemi molto, molto forti, molto importanti, alcuni determinati dall'afflusso turistico, quindi una necessità di essere sempre in ordine, pulita, capace di essere accogliente, di dare anche i servizi che vengono richiesti dai turisti, ma non dobbiamo dimenticarci dei cittadini che vi abitano e dei cittadini veronesi che vogliono fare
una passeggiata in centro e godersi le bellezze artistiche che, come si sa, non sono merito nostro. Noi dobbiamo avere la cura di conservarle nella maniera migliore. Abbiamo una storia importante, una città antica. Ogni volta che si scava a Verona emergono reperti, anzi colgo l'occasione per informare i nostri ascoltatori e spettatori che i lavori a Porta Borsari, come si dovrebbe dire, ma tutti vero, chiamiamo portoni borsari, comunque i lavori che sono stati, si sono resi necessari per mettere in sicurezza idraulica il corso e le adiacenze, onde evitare allagamenti ogni volta che arrivava un temporale un po' più intenso, i lavori si stanno concludendo, quindi quando ci sarà il grande temporale l'acqua in eccesso non verrà smaltita dalla rete ma verrà direttamente convogliata in Adige, e questo eviterà quegli allagamenti assolutamente inconcepibili, insomma, in una città antica dove si vanno a deteriorare beni mobili e immobili, il mobilio dei bar, eccetera, eccetera. Rimanendo proprio su Portoni Borsari, è anche, diciamo, vicino a un ingresso di quello che è la ZTL, che è un altro degli argomenti caldi, insomma, se vogliamo, di questa fine estate. So che è in corso, lo sta facendo l'assessore Benini, ma insomma in generale è volontà di questa amministrazione, un nuovo confronto. Lei ha parlato prima di residenti, di parcheggi, è una materia naturalmente che insiste nel centro storico, quindi sarà importante anche un attimo di capire come procedere per ridisegnare forse un po' la ZTL, quali sono anche magari dei consigli che lei vede su questa materia, insomma, se c'è qualcosa da fare. Ma da fare di sicuro c'è tanto, perché, primo dato, la pavimentazione del centro è in condizioni disastrose. Le manutenzioni che sono state fatte nel corso degli ultimi anni assolutamente insufficienti. Non c'è una disponibilità di bilancio per quel che riguarda la circoscrizione per rimediare le innumeri fratture che si sono verificate sia nella superficie a cubetti di porfido sia in quella a lastre di pietra della Lessinia e anche sugli asfalti o i ciottoli. Comunque il nostro tecnico mi ha sottoposto stamattina un elenco infinito di segnalazioni pervenute che noi non siamo in grado di rimediare. Mi sono precipitato a Palazzo Barbieri dall'assessore Benini e gli ho chiesto immediatamente aiuto. Mi ha promesso che nel giro di pochi giorni appronterà assieme al suo assessorato un piano straordinario di interventi, perché oltre che essere esteticamente disastrose, le buche sono un pericolo. Cittadini che passeggiando possono cadere, mettere male il piede, abbiamo uno stillicidio di denunce per l'assicurazione, eccetera, eccetera. Ma oltre al problema economico c'è un problema proprio di persone anziane che possono avere anche conseguenze pesanti. E oltre al fatto estetico che già dicevo, perciò dobbiamo rimediare assolutamente. Tornando alla ZTL, allora, i danni alla pavimentazione sono dati principalmente dai mezzi pesanti. E si dirà, ma nel centro mezzi pesanti, che mezzi pesanti ci sono? Ci sono gli automezzi dell'AMIA, ci sono gli automezzi del servizio pubblico, ci sono gli automezzi pesanti che portano attrezzature a Teatro Nuovo, all'Arena, i concerti, eccetera. A questo si aggiungono tutti quella miriade di furgoni, camioncini, eccetera, che vanno a rifornire gli esercizi commerciali, che siano ristorazione o altro. Comunque c'è un andirivieni di mezzi commerciali leggeri, però comunque non certo leggerissimi, più il traffico di attraversamento nelle finestre.
Ecco, con gli assessori Ferrari per la mobilità e Sandrini per quel che riguarda il commercio, si sta approntando un tavolo di confronto con le categorie, ma al quale vogliamo che partecipino anche le associazioni dei cittadini, oltre che la circoscrizione, proprio perché dobbiamo trovare delle soluzioni condivise e condivisibili per la salvaguardia del bene comune che è il centro storico, per la salvaguardia degli residenti, per il benessere anche dei turisti. Perciò so che può essere impopolare dire che le finestre della ZTL vanno chiuse, però bisognerà pensarci. Nelle classifiche delle Sole 24 Ore di altre riviste che considerano i parametri di vivibilità delle città, la nostra non è neanche considerata una vera e propria ZTL, perché appunto ha queste finestre di apertura, senza considerare poi gli abusi, chi ha il permesso di solo transito che invece staziona, e il fatto che ci siano 1800 stalli ma 2800 permessi di sosta, vuol dire che ci sono 1000 auto che da qualche parte vanno a essere allocate, probabilmente non negli stalli ma in posti e in posizioni dove possono infastidire. C'è tutta una serie di problemi che dobbiamo affrontare uno alla volta, perché se l'affrontiamo nella globalità del tipo chiudiamo la ZTL, chiaro che sarebbe una imposizione, certo. E le imposizioni sono mal tollerate da tutti, giustamente, perché ci devono essere dei percorsi, cito Via Stella, a suo tempo ci fu una mezza sollevazione contro la pedonalizzazione di Via Stella. Oggi Via Stella è una bella via, una strada vivibile, con esercizi commerciali che lavorano. Alcuni di quelli che firmarono a suo tempo per la non pedonalizzazione oggi sono ben contenti di utilizzare il plateatico che gli è stato concesso su una strada di passeggio e di e anche che fa godere delle bellezze della città. Giusto. Cambiare idea si può sempre, insomma, in quel senso. Poi giusto, si vedono. La dimostrazione è nei fatti. I fatti stanno dimostrando che l'amministrazione che decise la pedonalizzazione di Via Stella, prima ancora del corso di Portoni Borsari, ebbe delle idee lungimiranti. Speriamo di essere capaci di avere altrettanta visione, che questo a volte ci manca, ecco, un po' a tutti, non voglio fare reprimende o appunti a nessuno. Okay. La pagella poi è a fine anno, poi si vedrà, insomma, per tutti naturalmente. Esattamente. esatto. All'interno della risposta alla prima domanda aveva, come dire, fatto intendere che naturalmente ci sono tutta una serie anche di criticità più o meno grandi. Chiaro, Piazza Erbe non è piccola, è bellissima, naturalmente non è enorme ma è un gioiellino, però anche lì diceva che ci sono delle irregolarità, la parola è anche abusivismo, se sì. Non ho capito male. Allora, molti cittadini stanno segnalando che ci sono auto in sosta per ore, non per i 5 minuti, 10 consentiti per il carico-scarico magari di qualche scatolone o di materiali per i negozi. Auto che tra l'altro non dovrebbero essere lì. Questo a detrimento un po' dell'immagine della piazza. Una piazza come la nostra va fotografata, va vissuta, va vista sgombera da automezzi, possibilmente. Ci sono dei banchi che non si attengono alle merceologie. Le merceologie consentite forse sarebbero anche un po' da rivedere. Alcuni banchi mi segnalano che sarebbe meglio posizionarli un po' diversamente, però io non voglio fare come qualche assessore di tanti anni fa che prese il muletto, saltò su un muletto e cominciò a spostare i banchi con la sua idea. Ecco,
erano altri tempi. Cerchiamo di avere un modo di operare condiviso, perché se ci sono da fare modifiche devono essere fatte di comune accordo con i commercianti. Io ho un ricordo della piazza che ormai è estinto e lontano, perché ricordo la piazza Erbe dei dipinti di Dall'Oca, dove c'erano verdure, ortaggi, frutta, fiori. Oggi le erbe non ci sono quasi più, ci sono un po' di macedonie nei bicchieroni, però non è che possiamo tornare indietro. A me ha fatto sorridere tempo fa quella polemica sul fatto del pollo fritto o meno in piazza Erbe. Sì. Allora, gli affitti di quei locali, di tutti i locali in centro storico, sono abbastanza onerosi. Molti di questi locali sono anche liberi, sono sfitti, perché appunto una parte del commercio langue. Io penso che la città debba poter vivere, tant'è che poi l'azienda del pollo fritto ha vinto il ricorso anche sulla questione del cibo da asporto. Non capisco perché si possano portare via le patatine da una parte e non il pollo fritto dall'altra, ma queste sono riflessioni mie ad alta voce. Quello che io penso è che se il centro storico è vivo, è anche un centro storico vivibile. Non deve essere ovviamente lasciato in mano al disordine o a frotte di turisti schiamazzanti. Un po' di ordine e di decoro ci deve essere. Questo per il rispetto anche dei residenti, che ricordo sono sempre meno, sono sempre più avanti con l'età, perché abbiamo un problema demografico. Questo generale, in particolare per la prima circoscrizione. I nostri abitanti sono calati nel corso degli anni, stanno tuttora calando e l'età media ormai è vicina ai 50 anni. È una popolazione che ha l'età media di 50 anni, vuol dire che nel nostro centro storico bambini ce ne sono gran pochi. Non avere bambini che possono frequentare il centro mi dà l'idea che stiamo andando verso una città di pietra e non di pietre e persone, perché le pietre sono vive se ci sono appunto le persone che le vivono. Dobbiamo trovare l'equilibrio, non è un'impresa facile e non nascondo che tante volte mi sento anch'io inadeguato per questo tipo di problema da affrontare e cercare di risolvere. Questo è anche onesto da parte sua, ma lo ha già contestualizzato dicendo che comunque è una, diciamo, una malattia, definiamola così, che contempla le altre sfere, insomma, della politica. Non può Verona decidere da sola in questo senso, anche se il territorio conta. E vorrei utilizzare questo come collegamento per la nostra seconda parte, se vogliamo, ideale, perché naturalmente il 25 settembre c'è un piccolo appuntamento, non so se l'abbiamo capito, penso l'abbiamo capito tutti quanti, con le elezioni politiche, e c'è anche naturalmente a disposizione la sua candidatura nel collegio plurinominale di Verona, quindi significa voce del verbo proporzionale nella dinamica anche abbastanza labirintica di questa legge elettorale, sempre con più Europa. Quindi, ribadito la sua naturalmente vicinanza e immediatezza, perché lei è prima veronese, come ci siamo confidati a microfoni spenti, un suo commento, insomma, ecco, diciamo, su questa candidatura e sui temi che porta avanti il suo partito. Allora, la mia avventura con più Europa doveva finire con la mia elezione, anzi doveva finire con l'elezione del sindaco Tommasi. Poi ci è arrivata questa tegola in testa delle elezioni politiche, mi è stato chiesto di mettermi in lista, ci sono per difendere valori che io ritengo imprescindibili. Stamattina ho postato una frase che mi è venuta spontanea, però esemplifica il mio impegno politico. C'è chi vuol negare i diritti,
c'è chi li ignora, noi di Più Europa, in questo caso penso per l'ultima avventura elettorale con il marchio Più Europa, perché io ricordo sono stato eletto comunque presidente della circoscrizione in quota alla lista Damiano Tommasi sindaco. Okay. E dicevo, abbiamo valori che vengono negati, valori che vengono anche ignorati, invece e diritti che corrispondono a valori che portiamo avanti, che invece noi vogliamo riaffermare e continuare a portare avanti. Perciò chi comincia già a mettere in dubbio alcune conquiste civili che abbiamo avuto come comunità italiana nel corso degli anni, io dico no, non si toccano. Quello che abbiamo già acquisito lo teniamo e anzi vorremmo andare avanti. In tanti paesi d'Europa ci sono diritti più ampi rispetto, parlo di diritti civili, rispetto a quelli che abbiamo. Ne cito uno immediato, il diritto al voto. Il diritto al voto è negato per una fetta consistente di italiani. Perché? Perché sono studenti fuori sede, sono lavoratori fuori sede, che per votare devono rientrare dove hanno la residenza e magari ce l'hanno a 500, 600, 1000 chilometri. A quel punto tanti rinunciano al voto. Si è chiesto ripetutamente di poter attivare il voto fuori sede con i mezzi informatici attuali. È una cosa semplicissima, perché il comune dove si va a esercitare può collegarsi col comune di residenza, chiedere la certificazione e rilasciare un permesso qualsiasi per andare a votare in un seggio del luogo dove si ha un domicilio momentaneo. Ma potrebbero cambiare residenza, tanto ci sono lavoratori che cambiano luogo di lavoro ogni 2-3 mesi. Ad esempio, imprese edili, ci sono imprese edili che impiegano manodopera di provenienza meridionale che lavorano al nord, però per un mese o due sono in Trentino, per altri 2 mesi sono in Emilia, così via. E allora il diritto al voto, poi ci si lamenta anche dell'astensionismo, è uno di questi principi negati. Come ha ottenuto il nostro deputato Riccardo Maggi, che è anche presidente di Più Europa, nel caso del firme per il referendum, le richieste referendarie, si è riusciti ad avere il voto online. Con lo SPID si entra, si certifica la firma e si invia la firma. Abbiamo raccolto in pochissimi giorni le 500.000 firme, anzi erano ben di più, erano 650.000 quasi, per chiedere un referendum per legalizzare l'utilizzo personale e la coltivazione, soprattutto per scopo personale, della cannabis indica, e la Corte Costituzionale ha voluto negare questa richiesta, che ricordo, una richiesta sottoscritta in 15 giorni da 650.000 cittadini italiani. Quindi la partecipazione c'è quando è facilitata. Il compito dello Stato non è, e quindi chiamo in causa anche il Parlamento e soprattutto il prossimo Parlamento che verrà eletto, e il compito dello Stato è facilitare la partecipazione, non ostacolarla. Ah, ma io sono qua, ma adesso non posso neanche rientrare perché sono venuto da mia mamma che sta poco bene, devo assisterla e non posso tornare dove ho la residenza, che è a Roma. A questo punto cosa faccio? Non voto. Certo. Sono migliaia e migliaia. Stabilire quanti di questi 5 milioni di fuori sede effettivamente non vanno a votare è alquanto difficile. Però anche fosse il 50% di quella cifra, vuol dire che a 2 milioni e mezzo di italiani, o giù di lì, viene negata la possibilità di partecipare al voto. E non sono pochi.
In questo senso, proprio veramente un'ultimissima domanda che è un po' più liquida, se vogliamo, quindi squisitamente di narrazione, ecco, politica, perché proprio sul tema del voto degli italiani all'estero, insomma, si è espresso anche veramente un paio di ore fa anche Carlo Calenda. Lo cito perché, insomma, sarebbe facile chiedere che cosa contestate naturalmente a tutto il centrodestra, che è molto più distante. Però ecco, questa polemica, se posso approfondire, del fatto che secondo alcuni magari esponenti di Più Europa e si rimpallano le accuse, Calenda stia favorendo la destra facendo un certo tipo di lavoro, mentre Calenda invece rinfaccia a voi altri argomenti. Dov'è, secondo lei, magari il pericolo vero di questo terzo polo, insomma, che poteva naturalmente andare unito? Ah, io non parlerei di pericolo nel senso che ognuno è responsabile delle proprie scelte. Personalmente, non ho apprezzato le mosse di Calenda dal punto di vista del prima scrivere addirittura un patto di alleanza che lui sottoscrive, l'ha scritto e sottoscritto, sapendo bene cosa si sarebbe prospettato, poi nello stesso tempo tiene in piedi un'altra trattativa e con quell'altra parte politica poi decide di andare avanti con un percorso diverso. E il tema è quello di questa legge alla fin fine, ma è una questione puramente aritmetica, cioè essendoci circa un 30% di seggi che vanno attribuiti con un sistema uninominale, che vuol dire che in un collegio il candidato che prende anche un solo voto in più rispetto a tutti gli altri viene eletto e gli altri restano a casa. Allora, per dar forza a un candidato, ovviamente i partiti si devono coalizzare. Nel caso della destra sono coalizzati, che siano uniti è un'altra questione. Nel caso invece dei partiti che non sono di destra, quindi Italia Viva e Azione con Calenda da una parte e tutti gli altri, noi PD, eccetera, cosa succede? Non coalizzandoci rischiamo di avere in tutti i collegi il candidato della destra che prende quel famoso voto in più. Perciò una parte dei voti, dei seggi dell'uninominale contendibili vengono così lasciati ai partiti di destra. Sarebbe quella famosa mappa dell'Italia tutta blu, no? Dei collegi Sì, di tutta blu. Esatto. esatto. Allora, io continuo a dire destra perché non posso pensare che l'attuale Forza Italia sia un partito di centrodestra. È un partito dove i liberali se ne sono andati oppure hanno rinunciato, come è il caso di tanti che non sto a nominare, ma ce li ricordiamo, qualcuno anche mancato, tipo Martino, persone che io stimavo e che consideravo come veri liberali, oggi non ci sono più. C'è un partito che è in mano a Tajani e Ronzulli che fanno la gara con Salvini e con la Meloni nel rilasciare dichiarazioni sempre più rigide, sempre più dure, sempre più spostate verso temi che non esito a definire reazionari. Ecco, in tutto questo posso dire, Calenda sta facendo un favore alla destra, non lo sta facendo in maniera scientifica, nel senso che non ha, penso, spero almeno, che non abbia voluto favorirli, però alla fin fine il risultato sarà questo. 20-30 voti potrebbero voler dire sia alla Camera che al Senato, si parla di 30 deputati, 20 senatori, ma potrebbero essere un po' di più, un po' di meno, e questi consentirebbero alla destra di avere quella maggioranza in grado di cambiare la Costituzione. E questo è assolutamente inconcepibile. Perciò gli appelli di qualche leader, che non è leader del mio partito, che dice che bisogna fermarli, è
sacrosanto, anche se non è il migliore, la migliore delle scelte possibili. È una scelta contestuale che al momento e a questo tipo di legge elettorale, che assolutamente spero che venga modificata. Ricordo che quando venne bocciato nel 2016 il referendum di modifiche costituzionali che prevedeva anche la riforma chiamata Italicum del sistema elettorale, si disse che nel giro di pochissimo tempo avrebbero messo in piedi una legge elettorale anche migliore. Il risultato è che abbiamo una legge che io dico che è anche peggio del Porcellum. Almeno il Porcellum era sincero, era una porcata, come l'ha scritto e l'ha detto il suo l'estensore Calderoli, ma almeno si sapeva che era tale. Questa è ancora peggio. Non è la chiusura che preferisco, con il famoso adagio al peggio non c'è mai fine, perché naturalmente insomma siamo tutti chiamati al voto, a prescindere poi da quelle che sono le preferenze, ma naturalmente in questo caso, e lo ringraziamo davvero Lorenzo Dalai, intanto candidato al collegio plurinominale di Verona Cumpi Europa, ma certamente presidente della prima circoscrizione centro storico di Verona. In bocca al lupo davvero per tutto e ci risentiamo. Grazie e alla prossima allora. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.